altro un piacere e un onore incontrare Giuseppe Semeraro, che conosco da parecchi anni e che conosco come attore, è un mio collega che calca i palcoscenici. Per la verità io l'ho conosciuto perché si calcava le strade, le piazze, ancora. E anche se nel tuo primo con grande spettacolo, secondo me, si sentiva ancora molto l'odore di strada, di piazza. Addirittura in questo suo primo spettacolo, ormai noto, Mannaggia Morte, lui e Dario avevano inventato questa cosa geniale che non dicevano una sola parola riconoscibile, erano due mimi. Eppure quello spettacolo raccontava un sacco di cose. E qui c'è Giuseppe Tonnoci che mi ha invitato a presentare questa cosa, che è un amico che ha editato questo intero libro. Io conoscevo già a cosa serve la poesia di Giuseppe e non mi aspettavo che diventasse quello che lui chiama una poesia diaria. Cioè, il diario non ci pensiamo più, ma è ciò che accade ogni giorno. E qui ci sono 365 brevi, quasi tutte, alcune brevissime, poesie. Locuzioni, forse sarebbe più corretto chiamarle. Perché mi ha colpito, ed è la prima cosa che dico, il fatto che lui dice a un certo punto, ma risponde alla domanda, no? Nel titolo, per la verità, il punto interrogativo non c'è. A cosa serve la poesia? Potrebbe essere affermativa. Invece lui si chiede, a cosa serve la poesia? Non lo so. Anzi, più si sommano le risposte, 365, mi ha detto che ne ha ancora di più, più oscura diventa la domanda. Capite? Qui stanno parlando, si sta parlando un linguaggio che ha a che fare con i misteri antichi. Cioè, voglio dire che nel mistero antico fa parte anche una vecchia tecnica, che è quella di ogni giorno affilare una sentenza, no? Si sveglia la mattina, una sentenza, è parte del canone occidentale. E quindi lui ci ha regalato un libro che in questo già assomiglia a di più di una preghiera, una raccolta di poesie tutti i giorni per l'anno. E questo credo che sia anche ciò che è intervenuto tra di voi, no? L'idea di passare da tante cose che ho visto su Facebook, eccetera, a un libro intero e che cita ogni giorno dell'anno. Come è andata, Giuseppe? Perché mi sembra davvero un'idea rara. Ma dunque, con Giuseppe ci conosciamo da tantissimi anni e io seguo, diciamo, il suo lavoro teatrale, quando ho la possibilità vado a vedere qualche suo spettacolo, lo apprezzo molto come attore e lo apprezzo molto come poeta. E, da qualche anno a questa parte che è nata reciprocamente l'idea di fare una pubblicazione assieme. Penso che questo libro, la cosa che io, diciamo, apprezzo molto di questo lavoro è questo lavoro poetico in forma diaristica, quindi 365 poesie, 365 riflessioni poetiche sulla poesia calate nel quotidiano, e per me il fatto che lui, Giuseppe, riesce con le sue parole, con la sua voce, ad abbracciare l'intera, si può dire, gamma dei sentimenti umani, delle emozioni umane. La sua è una poesia che guarda, ci parla del nulla dei nostri giorni, parla della disperazione, parla del non avere fiato, di non avere il respiro di fare le cose nella giornata, come anche canta la bellezza di una presenza di un bambino e di diciamo che la sua poesia ha questa forza straordinaria di cantare la quotidianità, ed è anche, come dire, un invito che lui ci rivolge a non essere distratti. Noi solitamente
siamo sempre tanto affaccendati, sempre tanto impegnati nella nostra vita. E lo sguardo di Giuseppe, lo sguardo del poeta ci dà questo aiuto, ci aiuta a renderci conto che ci può essere poesia in ogni esperienza che noi viviamo, sia nel più profondo, nell'intimità di noi stessi, quanto anche nel guardare il mondo, nel vedere che cosa accade nella società, e avere anche la forza, attraverso la poesia, di denunciare determinate situazioni e circostanze. Quindi questo libro ha un respiro tanto intimo quanto civile e politico, e per me questa è la cosa molto bella di Giuseppe, è un po' la sua anima, credo. No, appunto, a Giuseppe, appunto, in questo senso, lui mi ha annunciato che ha tre gruppi di poesie, no? E che voleva, di tutte le 365 qui scritte, raccoglierne a gruppo, quasi a tematica. E la prima riguardava, in questo montaggio che poi vedrete, quella che riguarda proprio la poesia, no? Come dicevi anche tu, Giuseppe, il tema di che cos'è la poesia. E il secondo, che avrebbe riguardato la politica, il rapporto con... e il terzo, la vita. La vita. E così partò dal primo, no? Cercando appunto di chiedermi una cosa che... quando io avevo letto a cosa serve la poesia, stavo in quel periodo, riflettendoci insomma sul periodo, in particolare avevo raccolto un poco di poesie. Poi gli ho trovato un titolo e il titolo faceva riferimento al tuo a che serve. Io non voglio servire nessuno, mi dicevo, e non mi importa ciò che serve, che è essenziale, mangiare, bere, non era la mia. E io l'ho chiamata, perché era quello il mio modo, quello che mi sembrava di cogliere a me personalmente, dove passa la poesia, come se la poesia non fosse una cosa, che puoi dirne una cosa certa, ma fosse una cosa che devi saper cogliere nel suo passare, come non si fosse un attimo, ecco, l'ho riconosciuta, ecco, qui c'è, qui la sento. Io credo che questo dipenda da tante cose, perché quello è bravo, ma anche per il fatto che per qualche strano congegno sei tu a far lavorare quel momento come una cosa che a te ti tocca. E sei tu, certo, a dire che lì per te passa la poesia, per gli altri può darsi di no, però, ecco, cercare di instillare quest'idea che la gente legga poesia per essere, questa questa, cavoli, questa sì, mi parla, mi dice qualcosa, mi tocca di rispondere, mi devo... Ecco, proprio in questo senso dicevo che tu per ogni giorno hai messo una specie di scritta che incontri per strada, che cambi l'alta, spegni un attimo, te la leggi e ci pensi. Può toccarti, non toccarti, però è uno strano modo, no, di incontrarla la poesia, piuttosto che... O come anche prendo questo libro, lo apro a caso e vedo cosa mi esce. Vedi che è un libro di divinazioni, continuo nella mia idea che ci sia, no? Un po' curioso, mite, però quasi sacralità, no? che poi vedi tutto nero con cui l'avete fatto, quel famoso tipo libro nero. Per cui io ti dico, mi pento ora, non c'era polemica tra le due cose, no? Il passare della poesia al saperla cogliere, perché la stessa cosa può accadere in questo. Mi sembra che tu abbia fatto uno sforzo rispetto ad altro che leggo, che conosco di tuo, di concentrare. Come dire, ehi, sai, ci sono le pietre d'inciampo, si chiamano, no? Qui è accaduto questo, ti ricordo, ti chiama pietra d'inciampo, ci devi fermare e pensarci un attimo. Sto sbagliando, insomma, erano tra le tue intenzioni, perché l'idea è che la poesia sia una pagina, punto. Invece tu hai inventato una pagina che è anche un flusso. C'è un filosofo che dice, noi siamo ancora totalmente nella civiltà della stampa. Siamo totalmente ancora nel pieno dell'Occidente, perché prendiamo ancora la pagina, mentre invece oggi ciò che davvero si sente come grande filosofia del presente è lo scorrere, il flusso. Io premetto che non sono molto bravo a parlare di quello che scrivo, posso solo raccontare quello che mi è capitato, come è nato, quello che diciamo
è stato il mio rapporto con questo libro. Per scrivere questo libro ci ho messo quasi 5 anni, nel senso che non sono tutte, diciamo, non sono state scritte in un anno, sono state scritte in 5 anni, diciamo. Ho avuto anche dei momenti di grande vuoto, di grande voglia di abbandonare tutto, di non continuare, perché ovviamente è un atto di presunzione rispondere a una domanda così importante: a cosa serve la poesia? Rispondere a quella domanda è un atto di presunzione, cosa che non mi appassiona per niente. Quindi in qualche modo ho avuto molti momenti di incertezza in tutto questo, perché sapevo che avevo veramente una montagna davanti a me. La cosa che mi ha salvato è che questo testo è nato come un gioco, veramente come un gioco, e per cui a un certo punto ho detto: va bene, ma devo mantenere la leggerezza del gioco, ma anche la serietà, appunto, con cui i bambini giocano, farlo fino in fondo, perché ovviamente dentro 365 puntate, e io sto continuando, sono arrivato a 470 anche su consiglio di Giuseppe di non mollare. Ovviamente ancora adesso ho dei momenti altalenanti, dei momenti in cui dico: ma dove arriverò, non lo so. Questo libro è nato il momento in cui io per circa 5 anni avevo smesso di scrivere. Il teatro era diventato troppo importante per me, avevo deciso di non scrivere più. Io avevo scritto dei libri già qualche anno fa di poesie, l'ho sempre frequentata, l'amo tantissimo, l'ho usata anche in teatro. Però a un certo punto la vena, diciamo, della scrittura si era un po' esaurita, per tante ragioni che non sto qui neanche a dire. Sono alcune pratiche, tipo la sparizione di un computer, tante ragioni, tante piccole maledizioni, insomma. A un certo punto, che cosa è successo? È successo che sempre attraverso il teatro ho iniziato a fare un lavoro su Danilo Dolci, che era un poeta, ma più che poeta era un sociologo, antropologo, militante, quindi un poeta che si sporcava le mani nel fare, nella società, a contatto con gli ultimi, i contadini. E quella che per me era sempre stata, diciamo, non in maniera consapevole, comunque quella che io avrei definito tipo 15 anni fa poesia civile, che non mi interessava tantissimo, per me è diventata una riflessione invece molto profonda: come si può fare poesia civile oggi, che io ritengo sia necessario invece continuamente avere questa domanda politica in senso molto forte, no? E allora ho iniziato a cosa serve la poesia? Ho ricominciato a scrivere, ho cambiato modo di scrivere, non che l'ho cambiato per una scelta stilistica, ma perché io ero cambiato, sentivo che intorno a me qualcosa era cambiato, no? E ho iniziato a scrivere anche tanto. E parallelamente a questo lavoro di scrittura ho pubblicato altri 3 libri di poesia, poi parallelamente questo continuava ad andare avanti, le risate aumentavano e diventava un mio modo di interrogarmi su quello che stavo facendo, quello che era la poesia. Molte, diciamo, risposte che ci sono nel libro sono anche in contraddizione delle volte con altre, quindi... Ma non lo trovo strano, perché un giorno, un martedì è diverso da una domenica, da come ci alziamo, da come vediamo il mondo, può capitare. E quindi, e anche su consiglio di Giuseppe, per esempio, avevo detto: Giuseppe, perché non prendiamo le 470 puntate che ho scritto, scegliamo le migliori, le più belle, quelle fighe, diciamo, quelle che hanno una sintesi forte. E Giuseppe mi ha detto: no, prendiamo quelle che sono proprio... arrivano a 365. Gli abbiamo aggiustato una virgolina, ma abbiamo tenuto proprio quella spontaneità, ingenuità, diciamo, anche quel modo di essere diretto di quelle che erano quelle puntate. Le chiamo puntate perché, per chi non lo sapesse, questo gioco di A cosa serve la poesia è iniziata come un gioco, perché è iniziata, diciamo, sui social. Anche se io, non dovete immaginare, io non sono per niente, non so caricare neanche un video su Facebook, non sono. Però tutti mi dicevano, lavorando in teatro, ti devi mettere Facebook, perché per il tuo lavoro è importante, sì, vabbè. E quindi 5 anni fa mi sono fatto il profilo, la prima cosa che ho messo è una poesia, e poi dopo il secondo giorno mi è venuta sta cosa: cosa serve la poesia? Puntata numero 1, come se fosse una sorta di una serie.
E da là sono andato avanti. Ovviamente non le scrivo direttamente in rete, le scrivo, infatti c'ho una marea di quaderni, di inediti, di, tra virgolette, scusatemi il linguaggio, anche di cazzate scritte, anche perché delle volte dei giorni me ne vengono 20 una dietro l'altra, altri giorni niente, quindi poi cerco di capire quando pubblicarle, non diventando neanche troppo noiosa. Questa cosa poi è andata avanti, continuo ad andare avanti con tante persone che condividono, che mi scrivono anche secondo loro a cosa serve la poesia, è una cosa molto, molto interessante. Ecco. Io non so se quindi vuoi, andiamo avanti, se no inizierei la prima parte, dedicata alla poesia. Poi ci rivediamo dopo, quando voi decidete, va bene, no? Grazie. Vabbè, dimenticavo di presentare il musicista. Che... No. Un comico. La poesia serve a inventare preghiere d'acqua, a benedire le bestemmie, a raccogliere la polvere del nostro cammino. La poesia serve a svuotare bicchieri di vino, serve alla profezia dei fiori. La poesia serve alle parole, gli fa il sollettico, le spolvera, le salva dalla grammatica, le ferisce, le benedice, le custodisce. La poesia serve al mistero, per restare mistero, proteggerlo e cantarlo. La poesia serve alle parole che vogliono camminare, alle parole che esaltano, che volano, che vanno per strada, serve alle parole che fanno i salti mortali, parole che digiunano, parole che regalano rime agli ubriachi, parole ginniche e zoppe, parole orizzontali ma soprattutto verticali. La poesia serve a quelle parole che saltellano tra le mani della gente e non sanno nessuna carezza. La poesia serve a vincere la fatica del passo successivo. La poesia serve a tenere la parola di tutte le promesse. La poesia serve a donare alle parole le nostre ali di ruggine. La poesia serve a educare all'invisibile. Serve a connettere il simile al diverso, l'ottuso col divino, il cotto col crudo. La poesia serve ad assumere la vita tutta, disfatte banali e sante. La poesia serve a seguire le leggi
che non hanno bisogno di essere scritte. La poesia serve a dire le parole come le dice il vento o come le dice la cicala tra una pelle e l'altra. La poesia serve a sentire la voce dell'albero nero, la voce dei demoni, delle farfalle, delle lune. La poesia serve a sentire la voce di chi chiede aiuto. La poesia serve a non spiegare niente, serve a prendersi cura dell'inspiegabile. La poesia serve a uscire dalle parole. La poesia serve a incidere silenzi tra le parole. La poesia serve alle parole per andare in vacanza da qualche poeta. La poesia serve a dire meno del necessario, serve a scomodare i comodini, la poesia serve a non scomodare troppo il significato. La poesia serve a darsi da fare per niente, serve a fare per niente un bel niente, tutto e sempre per niente. Tranne che per niente rimetterci il costato. La poesia serve a far evadere le parole dai vocabolari, serve a rimettere le parole sulle labbra. La poesia serve a fare delle parole un bacio leggero e mortale. La poesia serve a sapere meno di quello che si scrive. La poesia serve a dimenticare quello che si voleva dire, serve a ricordare quello che c'è ancora da fare. La poesia serve a lasciare sole le parole con qualche parte di noi. La poesia serve a mandare a fanculo con un enjambement. La poesia serve ad essere usata, non fosse altro che per dare l'esempio. La poesia serve a far accadere le parole. La poesia serve a fare le parole giuramento, a metterle sulla cima della lingua. La poesia serve a dare materia al respiro. La poesia serve a mantenere le promesse delle parole. La poesia serve a fare il verso alla vita.
La poesia serve a scoprire la voce di ogni parola. La poesia serve a togliere la rima all'amore. La poesia serve a far rinascere le parole su labbra sconosciute. La poesia serve per tutto quello che non si può raccontare. Incredibile, no? La voce di Giuseppe e le parole che ha detto. Non so, le due cose insieme toccano, succede qualcosa. Diceva Guido Ceronetti, da poco scomparso: ditegli allora i versi alla gente, perché alla gente fanno bene. Alla gente piace sentire i versi quando sono detti, sebbene sia così restia a leggerli. Hanno ragione loro, la gente.
perché la poesia senza la voce è nulla, non ha niente della sua antica potenza. È vero, a seconda di come le metti quelle parole, e se anche leggendo le scritte, le immagini dette, assumono un senso. Sì, certo. Sì, anche se, diciamo, io di solito, come sai, Renato con Leone facciamo tantissimi reading degli altri, legati un po' agli altri libri che ho pubblicato, che sono, diciamo, dei reading che attraversano varie onde, ci sono addirittura anche dei momenti un po' più comico-grotteschi, cioè, piccoli monologhi, cerchiamo di... La fila Lips, mi ricordo. Sì. Mi ricordo quello che facevi, la fila per andare... Sì, c'è anche un piccolo fiscale, monologo, sì, che sia un monologo del poeta disoccupato, sì, come giornata di un poeta all'Inps, diciamo, quindi... Tragico e scherzoso, però, no? Poi ci sono tante altre poesie invece più... che sono un po'... diciamo, usiamo la parola profonda, diciamo, almeno per me. E quindi, e quello ha un senso, diciamo, queste parole di A cosa serve la poesia non sono in realtà nate per essere dette. Questa per me è un'occasione, una scoperta che sto facendo insieme a voi. Ah, beh, grazie. Nel senso, perché sono più una riflessione, qualcosa che di un giorno, di un qualcosa, non sono mai pensate, anche se delle volte, diciamo, c'è anche un gioco sonoro, un gioco, diciamo, di rimando linguistico a qualcosa, però non sono mai state pensate, come dire, per andare in un reading. Infatti la situazione di stasera credo che sia una situazione molto bella invece. Vero, stiamo appunto per chiederti questo, no? Questa strumentazione davvero ha una specie di capacità di farci sentire ancor più nella bolla necessaria a chi davvero ascolta, no? E parleremo dopo del corpo, ma anche questo è corpo, no? Certo. Cioè anche qui la dimensione corporea dello stare ad ascoltare bene, senza disturbi, è già una dimensione, no? Una sperimentazione anche, che approva moltissimo e che dico, dai allora, ancora, politica, ti secco subito però. Guarda che hai letto che cosa ha scritto Arminio. Non se ne può più, ha detto, di questi poeti che parlano di tutto, qua bisogna fare, poi traduco malamente. Però lui sente molto questa esigenza, che peraltro tu già ci dicevi, non stare nelle cose del mondo, cioè non... quella... Sì, nel senso, per me, diciamo, la politica è anche un atto creativo, nel senso, io non mi penso mai, nel senso... C'è un pericolo dietro questo, nel senso che quando la poesia o l'arte diventa, come dire, al servizio anche della politica, è molto pericoloso, perché comunque ci poniamo sempre in una condizione di dover dire noi agli altri cosa devono fare. Invece per me, diciamo, l'arte determina un dialogo, fondamentalmente, c'è uno scambio. Sai, persino Montale aveva detto, noi poeti non chiedeteci che cosa, chiedeteci che cosa non, ecco, noi possiamo dirvi cosa, così, era un po' così, però qualcosa di quello no, rimane ancora. Mentre invece la Fabris dice, eccolo, Giuseppe Semerano fa questo di politico, la rivoluzione dello sguardo. E lo sguardo, beh, insomma, intanto un'indicazione, no? Perché in effetti dei pezzi suoi sono proprio come ciac, un'occhiata, no? Quasi una fotografia. Quindi c'è una specie di istantanea, la tua brevità, ma anche di te stesso, di, no? È andata così. No, anche diciamo in generale, nel modo in cui scrivo, mi piace molto fotografare un'immagine, un momento, di cogliere un accadimento. Per me, diciamo, tra tutte le puntate che io diciamo ritengo più giuste, che mi esprimono meglio, esprimono quello che io penso rispetto alla poesia, diciamo la poesia serve a far accadere le parole, nel senso di farle diventare azioni anche, no? Forse quello è, diciamo, un insegnamento che ti dà anche un po' più il teatro, forse non c'è anche il teatro, però sì, penso che adesso la poesia ha una responsabilità, ma non solo la poesia, tutta l'arte in qualche modo. Cioè ovviamente noi siamo figli anche di anni 80, anni 90,
dove assolutamente era quasi vietato parlare di che cos'è l'arte politica adesso, in quegli anni, no? Fino ai primi anni 2000. Invece adesso c'è un bisogno di confrontarsi con questa parola, che è una parola bella, politica, cioè a che fare con la città, con tante... Cioè non è una parola brutta, politica in sé, no? Quindi... Però secondo me dobbiamo sempre avere anche uno sguardo creativo noi artisti e non dire la cosa direttamente, chiaro, se no quello lo fa un professore in un testo politico. Che abbiamo già detto che cioè, noi dobbiamo trovare quella cosa che un po' scardina anche, che mette... Senti, allora che però ti posso suggerire che se era, no, una rivoluzione dello sguardo, forse non proprio una rivoluzione, però ciò che mi pare di percepire è anche un po'... una mezza rivoluzione dell'ascolto, sì, del certo. Saper ascoltare, non solo di tecnicamente proprio. Quando è che io sto lì e leggere questo libro sono davvero lì e non sono mille trastuoni attorno? Tanto, ma è anche una rivoluzione dell'imparare ad ascoltarli gli altri, fino in fondo, quello che hanno da dire. Che è una cosa un po' gratuita, secondo me. Ecco, cosa ne dici? Quindi un po' tu stai partecipando con loro a una sorta di... evoluzione o rivoluzione dell'ascolto. Ci seguo? In certo. Questo sì, movimento? Sì, certo. Rispondendo all'esigenza, guarda. No, grazie. Infatti è bellissimo avere tanta gente. Grazie. Cos'è la di poesia? Politica allora, politica. Poesia serve a creare un luogo pubblico, un'immaginazione pubblica. La poesia serve a fare in tanti lo stesso canto. La poesia serve ad alzare in coro le parole. La poesia serve ad aumentare la gradazione alcolica della vita. La poesia serve a dimenticare la suocera dal dentista. Serve a dimenticarsi il forno acceso. La poesia serve a bruciare le case, a vomitare sul divano nuovo. La poesia serve a inciampare, perdersi, fare tardi. La poesia serve a farsi a pezzi. Serve a perdere l'equilibrio, serve a perdere coscienza. La poesia serve a perdere peso. Serve a perdere il pudore dell'inutile. La poesia serve a perdere qualcosa tra l'ovvio e il divino. La poesia serve a non dimenticare i maestri, serve a continuare il loro viaggio, a carezzarlo, attraversarlo, distruggerlo e infine riconsegnarlo con i nostri spaventi. La poesia serve a sputare nel vento, a pettinare le pietre, a costruire ponti tra le stelle, a sfidare le formiche a dama. La poesia serve a credere di parlare di qualcosa di utile, a far tacere il lamento con la bellezza. La poesia serve a credere alla candela piccola del cuore, serve al papavero solo tra il grano. Al buio che mette in tasca la luce, la poesia serve a recitare sulle labbra del diavolo, a ubriacarsi in qualche giardinetto tra i visi morti della domenica. La poesia serve al delirio che fa la giostra in testa, serve a telefonare a qualche ufficio del cielo, a mandare a fanculo santi, arcangeli e tutti gli angeli che non sanno piangere.
La poesia serve a dormire il pomeriggio come vecchi di un deposito di topi. La poesia serve a fare le pulizie alle 2 di notte, con Leonard Cohen a volume altissimo. Serve alla nostra ombra sporca di terra, serve a prendere la strada dei pastori sotto le stelle. La poesia serve a leopardare sempre, a farsi i leopardi di un pianeta nuovo, il pianeta dove l'uomo è un guerriero che parla al cervo e all'orno. La poesia serve al canto dell'infinito presente. La poesia serve al centro una palla davvero invitante. Stop a seguire della mezza punta avanzata che con un tiro al volo serve l'ala esterna che insacca nel set. Azione da incorniciare. La poesia serve a bruciare i supermercati, le banche e tutto ciò che non brucia. La poesia serve, la TAP no. La poesia serve a non lasciare sole le nostre utopie. La poesia serve ad accorciare le distanze. La poesia serve a sabotare l'ingranaggio. La poesia serve a sputare nella direzione giusta. La poesia serve a profanare la grazia dei soprammobili, l'eleganza del decoro. La poesia serve a profanare gli altari della legge. La poesia serve a sporcarsi le mani di sogni. La poesia serve a strappare gli spilli dalle tempie. La corazza azzurra dell'angelo, il giorno putrido di tristezza. La poesia serve a strappare il silenzio dalle viscere, serve a strappare uno sguardo dolce, fratello. La poesia serve a strappare tutte le bandiere, tutti i documenti, tutte le generalità. La poesia serve a non farsi servi. La poesia serve a fare concime di rivolta. La poesia serve a disordinare gli ordini. La poesia serve a cercare il nostro grazie. La poesia serve a disobbedire a ciò che si nasconde dietro la legge. La poesia serve a sparare all'imperatore.
La poesia serve a pisciare sui muri spinati del potere, a piazzare bombe nel salotto delle coscienze. La poesia serve a riconoscere i sintomi dello schifo. Sulla fiamme, a tu che cartomante, i bicchieri di parole non rispettano il comune senso del pudore. Non ti lascio, ti intrattengo con le mie arti, il tuo bollo rispengo. Suzzicando l'ingegno e l'astuzia, dama di corte, concedimi le grazie, virtù e difetti solo furbizia, non c'è malizia. Gente a remare contro corrente, agita insieme a me le masse sovverte e manifesta disordine. Gli affabulatori giocolieri danno sfoga ai loro pensieri. Dama di corte, concedimi le grazie attraverso l'oceano per sentire le spezie. Dama di corte, concedimi le grazie attraverso l'oceano per sentire le spezie. Mia pifferaia magica, la piazza qui non si agita, il letto del fachiro e il chiodo fisso del porco spino. Non ti lascio, ti intrattengo con le mie arti, ti tuo il bollo rispengo. Dama di corte, concedimi le grazie attraverso l'oceano per sentire le spezie. Dama di corte, concedimi le grazie attraverso l'oceano per sentire le spezie. Il mondo senza l'essere umano è un circo in mano agli animali. Non seguo il filo del discorso alla gran cassa, non trovo il bandolo della matassa, di tanto in tanto alzi il comitolo, si loro coltelli come lame sul patibolo. Sono giullare della corte, il menestrello, il sarto in banco, il matto del castello. Giro il mondo nel carrozzone, sono io, il fenomeno da baraccone. Si dosi la solfabi. La vita. Che cosa? Cioè, mi viene in mente la prima cosa, no? Che mi viene sulla vita, che cosa conosce il poeta della vita? Ma se fosse stato per Carmelo Bene, cosa avrebbe detto? Il poeta vuole essere ignorato, ma quasi a dargli una posizione esterna alla vita comune, no? Quasi l'essere che trova nel proprio essere distante un po' dal mondo il motivo stesso il suo poterne dire, non perché lo giudichi, ma perché se ne ritrae, non so, ma che in Bobin, no? Troviamo cose del genere, ma intanto per non parlare della Mariangela, no? Che dice io sono una stilita, no? Sto qui, il distacco. A me
me invece sembra che tu fai una cosa diversa, no? Perché in quell'osservare, in quella cosa dello sguardo, hai qualcosa che osserva senza ferire, e se proprio qualcosa ci mette come un briciolo di ironia, di tenera ironia. Mi sbaglio? È no, questo no, che no, la verità? Non ti sbagli per niente. Io mi piacerebbe tanto tirarmi un po' fuori, diciamo, da sparire, come diceva Cagnolo Bento. Mi piacerebbe tanto, magari tra qualche anno, però ma anche come Mariangela, che amo tantissimo come poetessa. Ovviamente io sono in un momento della mia vita molto complicato, molto molto complicato. Sono alle prese con tre figli, bellissimo. Uno adolescente, l'altra dice che sta diventando adolescente. Sono nella vita, dentro la vita, pieno di tutte le mie contraddizioni, di tutte veramente le mie contraddizioni, che sono poi le contraddizioni che hanno tutti i genitori, che hanno tutta la gente quando si dichiara, come dire, una persona come attiva nella società, che fa politica, che fa attività nel sociale, e però poi vive delle contraddizioni in casa con le persone che ama, con i propri figli, perché non è in grado di tenere alta la posta di quello che lui magari a cui aspirerebbe come persona, come poeta, come artista. Io in questa fase della mia vita sono risucchiato proprio dentro la materia della vita in maniera... Cerco, come dire, mi sento più un naufrago che ogni tanto... Sì. Penso che magari è una condizione anche momentanea, nel senso ho goduto anch'io di alcuni anni in cui mi sentivo più... quel passo un po' fuori da certe cose per cui... da osservarmi un po' più esternamente, invece adesso sono proprio ci sono nel turbinio più totale, proprio senza... Però mi veniva curioso, però è curioso perché secondo me c'è una specie di associazione, adesso non so se c'è qualcosa anche nella tua poesia che mi risuona nell'orecchio, così, o solo vederti con la tua famiglia e i tuoi figli, no? È che secondo me tu percepisci benissimo questo essere dei figli, la vitalità e la vita, no? Cioè essi stessi sono, ti ricordi quando la Mariangela dice cuccioli della nostra specie? Io penso che quello sia anche in cui è evidente, no, il trapassare delle cose e il trasmettersi da te. No, a me viene molto da ridere, cioè da ridere nel senso... perché poi quando sei dentro la materia la guardi con maggiore disincanto, leggerezza, ironia, come ultimamente mi è capitato di assistere, di sentire un racconto tremendo di un migrante, ma lo faceva quasi ridendo, non mettendoci nessuna retorica, dolore. Chiaro che lui aveva un buco, un dolore fortissimo dentro. Cioè, con i bambini sì, sono la nostra fonte di gioia, però c'è dentro poi la vita, cioè con loro ti incazzi, tiri fuori la parte peggiore di te stesso, dici io sono un padre, così. Dico. Quindi quando sei dentro ti puoi permettere anche di vedere le cose come, vabbè sì, cuccioli, sì, belli cuccioli, ma sì. Capisco che sono la nostra scommessa, il nostro... futuro, la nostra, anche quello che ci insegnano, quella, diciamo, come dire, innocenza, come vogliamo chiamare. La singolarità. Chiaro. Singolare anche rispetto a te. Non mi metto né al di sopra né al di sotto di, diciamo, chi ha la possibilità, magari è arrivata anche a una certa età, di poter vedere le cose con maggiore, anche lucidità, maggiore distanza, che è giusto. Adesso non è quello il momento per me, diciamo. Grazie della chiacchierata, finta poesia di Giuseppe Severano.
La poesia serve quando credi di aver trovato le parole per urlare, ma sai stare solo zitto. La poesia serve quando decidi di cambiare, quando decidi di partire, quando stai per... La poesia serve sempre un attimo prima. La poesia serve all'amore, quando la tira per le lunghe. La poesia serve all'amore, quando l'amore sembra una maledizione. La poesia serve a telefonare a Dio, chiamarlo con un nome semplice, nominarlo per strada, tenerlo presente, gridargli se in casa. La poesia serve a inventarlo, Dio, ogni giorno tra i vivi, tra le umane sponde. La poesia serve a scalare arcobaleni, ad aggrapparsi a una nuvola, a fare dalle parole aquiloni. La poesia serve a prendere sotto braccio l'uomo, a reggere un amico. La poesia serve ai poeti a farsi cicale, spellarsi con le parole e cantare sempre. La poesia serve a dare dignità alle ossessioni, serve a cantare sempre, cantare la terra, le madri, le stelle, cantare la gente, gli amici, i nemici. La poesia serve a cantare le paure, le ossa, la morte. La poesia serve a cantare in faccia ai muri, in faccia ai fucili, in faccia all'odio. La poesia serve a stare vicino a qualcosa, vicino al silenzio di un volto, vicino a un cane che abbaia, vicino alle distanze della vita. La poesia serve a Dio, per parlare agli uomini, serve agli uomini per immaginarlo, foglie, formica, ramo. La poesia serve agli uomini per ricordare a Dio le cose che ha creato. La poesia serve agli uomini per scovarlo, Dio, dentro le cose in cui si nasconde. La poesia serve agli uomini come a Dio. La poesia serve a far sbocciare le delizie del supplizio. La poesia serve a proteggerci lo sguardo, per ricominciare a vedere. Serve a proteggerci dai galleggiamenti mediocri. Serve a frequentare le cose da vicino. Serve a infilare le mani nel microscopio. La poesia serve a cucire una formica sulle mani di un bambino. La poesia serve a cucire sulle parole la nostra più intima resa. La poesia serve a dipanare un filo tra l'immaginazione e la desolazione, tra l'incanto e la ferita, tra un ramo e il suo frutto. La poesia serve a sciogliere un filo tra l'uomo e la moltitudine, tra un infinito pubblico e un infinito privato. La poesia serve a deporre gli obblighi di un figlio, che a noi tutti tocca tendere e suonare. La poesia serve a cucirsi la bocca,
a dire le parole con gli occhi. La poesia serve a cucirsi la lingua e parlare con le mani. La poesia serve a cucirsi le orecchie e ascoltare con i passi. La poesia serve a cucire l'angolo di una strada con il tempo che sgambetta. La poesia serve a scucire gli orli del cuore e farne uscire tutti i finimondi. La poesia serve a levare gli occhi dalla cattiva stella e nel timore farsi guidare dal più dolce topo di campagna. La poesia serve a perdere qualcosa, mentre qualcosa si cerca. La poesia serve a cercare la cosa da perdere. La poesia serve a fare le scarpe alla realtà. La poesia serve a tenere in equilibrio le parole sulle labbra degli innamorati. La poesia serve come serve l'insalata, come serve un trattato sismico, come servono le carezze. La poesia serve alla manutenzione della solitudine. L'altro libro suo. La poesia serve a trovare l'altrove qui, ricordando le mani di mia madre, attraversando finestre di luce, svuotando le scarpe di sabbia, viaggiando tra i secoli del prima. La poesia serve a medicare il prima, tradire l'ora, predire il dopo. La poesia serve a vegliare sui resti dell'amore. La poesia serve a inventare il nostro sacro quotidiano. La poesia serve a preludiare la morte, i giochi, gli affanni, le contentezze. La poesia serve ora, in questo preciso momento, maledettamente adesso, non domani già passato, non al tramonto delle idee, serve ora. E non si muove nemmeno un nervo. Ora che gli occhi svegliano l'anima, ora che mi stai davanti e mi fai tremare, prima che sia tardi, prima che tu vada per sempre, serve ora la poesia, mentre mi guardi negli occhi per trattenerti nella mia mano. La poesia serve a trattenersi con l'altro. La poesia serve a poco e niente, come l'uomo senza la poesia. La poesia serve a non abituarsi a niente.
La poesia serve a coltivare l'oscuro, l'inutile. I vascelli gonfi di vento e l'alba dietro gli alberi, i fulmini nelle mani, le ferite limpide negli occhi. La poesia serve a coltivare la terra più profonda, quella dell'abisso e quella bruciata dal sole. La poesia serve a coltivare la terra senza castelli, la terra senza bandiera. Bella vigliolata di fiammi rosa, che bello nome, mamma Dio, dammi su nome bello delle rose, come chiusure per un paradiso. Bella figliola cadi, chiami rosa. Bella figliola cadi, chiami rosa. Anche a Leone un piccolo aiuto, perché quest'estate sono stato invitato da Giuseppe a fare un reading di un altro mio libro e c'è stato un carissimo amico, un bambino bellissimo, Ilia, che è stato colpito da una poesia che io vorrei rileggere in lui perché mi è venuto a trovare anche stasera. Ilia. E mi ha raccontato che lui, questa poesia che adesso leggerò, l'ha letta alla sua maestra e che non è andato molto bene. Però non ci sei neanche riuscito, cioè che lui abbia proposto. Però vorrei dedicargliela di nuovo perché me l'ha chiesta. E la dedichiamo a Ilia. Questo testo. Perché la maestra. Il testo, il titolo è Natale di merda.
brutale, frizzante. Coca-Cola al sale. Vacche contorsioniste, vacche befane, vegane, sante. Vino tirchio di qualche zio, lenticchia ribelle, intimista, pandori abbandonati sulla statale. Natale. Quintali di carne morta, petardi, micette, bombette, mortaretti, mortacci vostri, il cane si caga dalla paura. La tramontana che rovescia tutto. Tremano gli alberi, i fiori. Si spezzano i rami nel fior fiore. Spiedini, grassi, limoncelli, carte regalo. Carte d'imbarco, carta igienica spinta alla santità dei nostri culi. Stragi, necrologi, merda sotto le scarpe, merda sopra la testa, famiglia, silenzio, tanto silenzio, ancora silenzio fino alla fine, fino alla Madonna, al presepe. A Gesù che era meglio da bambino, a tutti i santi antipatici, invidiosi dei pastori anarchici, zuccheri a velo, involtini e fette di tutto, fette di ananas, fette di pancia, fette di lingua, fette di vita, vitello, fette di solitudine, una sull'altra prima della cottura, prima dell'ammazza tristezza, e intorno tantissime noccioline, per non dimenticare da dove veniamo. C'è chi vomita la vita, probabilmente già il titolo non deve essere ispirato, si sa che le parolacce si devono dire a scuola, quindi sì. Però che coraggio, io gli voglio dare una medaglia, perché comunque ti ha difeso, ed è bello comunque vedere anche quest'estate loro, che grazie anche a quello che al lavoro che fa Giuseppe sul territorio a Otranto, alla poesia, all'incontrare diversi poeti, diversi loro linguaggi, diverse poetiche, possa anche tenere l'attenzione di ragazzi della loro età, e che la poesia... A me è successa per esempio una cosa bellissima, inaspettata e veramente commovente, perché sono stato accorato a fare Digiunando davanti al mare, in uno spettacolo dedicato a Danilo Dolci, dove io ero già stato nella piazza in un festival a fare questo spettacolo. In questa occasione varie associazioni che lavorano nel volontariato si sono unite, volevano fare questa serata e lo spettacolo a Danilo Dolci. A fine serata mi hanno fatto una sorpresa. In sala c'erano anche dei bambini a vedere lo spettacolo, dei bambini che adesso fanno la quinta elementare, accompagnati dalla loro maestra, che a fine spettacolo sono venuti lì, avevano comprato anche il mio libro di poesie, volevano l'autografo, si facevano le foto. Alla fine mi hanno consegnato un lavoro che hanno fatto l'anno scorso con la loro insegnante, che era lì presente, perché con la mia insegnante mi aveva conosciuto tramite Facebook, aveva visto anche il mio spettacolo, e ho iniziato a lavorare con i bambini su a cosa serve la poesia. E mi hanno consegnato là tutta una serie di risposte fatte da loro, che sono magnifiche, bellissime.
E quella sera là io l'ho fatta leggere a loro, c'è stato un po' di programma dopo lo spettacolo, abbiamo montato un'asta, un microfono e tutti i bambini. Questa maestra che aveva lavorato con loro durante tutto l'anno mi ha raccontato tutto il percorso, il processo, e ha detto che i bambini erano veramente superate le cose magari che si possono scrivere all'inizio come banalità accompagnata da lì, però dice, e infatti quello che avevano scritto era bellissimo. E quindi la poesia è effettiva, si trasmette. Sì, quando diciamo non funziona, quando scatta sì, qualcosa sì, è particolare perché ti, a un certo punto come ti fa vedere le cose appunto l'altra parte della medaglia in qualche modo, no? E quindi è come che scopri che c'è anche una parte d'ombra, una parte non vista, una parte sottovalutata, una parte diciamo misteriosa. A te stesso che l'avevi scritta. Sì, certo. E Giuseppe voleva dire qualcosa per concludere, ringraziando anche questo fantastico impianto. Io infatti volevo così per concludere ringraziare Giuseppe Semeraro e Leone Marco Bartolo per essere venuti qui e per averci fatto questo bel regalo. E poi ringraziare anche tanto Nico, che è l'alchimista che ha permesso questo bellissimo. Infatti vi ricordo che ci saranno ancora altri due appuntamenti, anzi tre appuntamenti, 30, quindi dopodomani, l'1 gennaio e il 5. Lo stesso orario alle 18 qui, stesso diciamo approccio, stesso sistema, se avete voglia di venire, di tornare. Ci saranno delle letture che faremo sempre in questo formato qui, in cuffia. E abbiamo il libro, se qualcuno di voi è interessato ad acquistarne una copia, potete farvi fare l'autografo da Giuseppe. Diciamo che in questo caso io sempre difendo moltissimo la parola detta, come diceva Renato prima, cioè il fatto di che la poesia nasce come una cosa orale. Però riconosco anche che ci sono, per esempio, per me quasi tutti i libri nascono già perché poi ci lavoro, come avete sentito, Natale di merda, anche su dei testi, non sono tutti così, quello è un testo molto particolare. Però riconosco che questo, a cosa serve la poesia, la sua forza ce l'ha proprio nel libro, che l'ho anche a degli amici a cui l'ho fatto leggere, regalato, mi hanno dato un ritorno, non per celebrarlo, però che la sua forza è proprio nel libro, dove lo puoi aprire anche liberamente, lo puoi un giorno dell'anno magari, sì, come cioè, una profezia. È diciamo. Un libro che si può aprire come il libro delle risposte, non so se ce l'avete presente, perché no? Fai una domanda, poi apri a caso il libro e vedi che ti esce. Ah, tu fai la domanda prima e poi il libro ti risponde. Sì, il libro mi faceva la domanda. Comunque, è un libro quindi che si presta a essere utilizzato in molti modi, non di meno anche come agenda, perché è un libro che parte dal 1 gennaio e arriva al 31 dicembre. Quindi, e c'è molto spazio bianco nelle pagine, perché alcune poesie sono molto brevi. Quindi può essere utilizzato come un'agenda, come un diario, anche perché, come avete sentito, Giuseppe con il suo sguardo, secondo me questa è una cosa importante. Noi siamo abituati a considerare la poesia che è quella che sta nei libri, i classici, quella roba lì spesso molto noiosa, che non abbiamo neanche tanto voglia di andare a leggere o a sentire. Non che è noiosa la poesia è una straordinaria fonte di nutrimento per noi in questa vita. Cristian Bobet dice che la poesia è un'insurrezione dello spirito, è la più grande respirazione possibile data a ciascuno di noi in questa vita. Non questa è la poesia, però il modo in cui noi abbiamo ereditato la poesia, abbiamo imparato a allontanarcene. Giuseppe, con questo libro, ma in genere con la sua approccio alla poesia, ci dice che la poesia è ciò che ci accade ogni giorno dinanzi, ciò che vediamo con i nostri occhi quotidianamente. In ogni cosa possiamo diciamo, vedere la poesia. Quindi io vi saluto e vi ringrazio perché avete affrontato la domanda.